Oggi quello che posso dirvi è che continuo a chiedermi il perché mi stia succedendo tutto questo. Soffro per tutto quello che sento, che leggo e per tutte le persone che ne fanno parte e che ne sono coinvolte in questa vicenda. Fino a poche settimane fa il mio unico sfogo era quello di indossare la maglietta più bella del mondo, sia per me che mio padre, che per mio padre. Adesso sto rinunciando anche a quella, sto rinunciando ad un sogno di un bambino, che quello che ho ottenuto l'ho ottenuto da solo, senza l'aiuto di un papà che ha fatto il calciatore da tantissimi anni. Anche se io ne avrei diritto di giocare, purtroppo questa vicenda non è solamente in tribunale, ma è soprattutto mediatica. Queste le parole in conferenza stampa di Manolo Portanova, affiancato dal padre Daniele, ex calciatore Gabriele Bordoni, avvocato del calciatore nel processo. Il giocatore del Genoa è stato recentemente condannato a 6 anni di reclusione in primo grado per uno stupro di gruppo avvenuto nel maggio del 2021 a Siena. Secondo il giudice Ilaria Cornetti, la ragazza abusata manifestò la propria volontà di voler avere un rapporto sessuale solo con Manolo e di non volerne uno di gruppo con i 4 ragazzi, volontà espressa in modo ripetuto e inequivocabile. Il suo dissenso è stato sin da subito e per tutta la durata del rapporto sessuale di gruppo evidente e manifesto. Sto rinunciando al sogno di un bambino, ha detto Manolo Portanova, mentre il padre ha aggiunto: a livello mediatico siamo già stati condannati, i processi si devono fare nei tribunali. Mentre a livello penale tu sei innocente fino al terzo grado, a livello mediatico sembra, ma è sicuro che mio figlio è stato condannato già prima. La mia vita su dare valore a mio figlio. E credetemi, veramente, ve lo dico chiaro e tondo, Gabriele mi conosce più, se mio figlio avesse fatto una cosa del genere, avesse fatto una cosa del genere, non avevo bisogno della giustizia, me la facevo da solo. Difenderò fino alla morte, perché un ragazzo di 22 anni che ha un sogno, che ha un sogno perché che si è creato da solo, non può essere condannato prima che la gente sappia come stanno le cose.